Mister Novelli, innanzitutto bentornato a Nocera. Lei è venuto qui come un giovanissimo calciatore, ora ritorna come un allenatore nel cuore della sua carriera. Con quali emozioni e con quali sensazioni? Ritorno meno giovane, con capelli bianchi rispetto a prima era, però con grande motivazione, con grande voglia, con grande orgoglio, anche perché, come lei ha detto prima, è stata la mia prima società professionista e c'ho un ottimo ricordo. Conosco il potenziale che possa avere questa città a livello sia umano che calcistico e so che sarà un campionato e un percorso molto difficile. Dobbiamo noi creare i presupposti per renderlo meno difficile. Tre quarti del suo staff sono vecchie conoscenze, vecchie o nuove conoscenze di questa piazza, perché Ciardiello c'è stato da calciatore e Fice da allenatore di portiere ai tempi di Capuano, se ricordo bene, Agostino Garofalo fino a ieri ha calcato il Prato del San Francesco. Quanto potrà essere importante questo aspetto, cioè avere collaboratori che già conoscono la piazza bene? Vabbè, la scelta mia è stata una scelta qualitativa, umana e professionale. E poi ci metti di più che conoscono la piazza, che hanno avuto il vissuto e ti dà il vantaggio di capire dove stai lavorando, la qualità della piazza e soprattutto poi i comportamenti per avere questa piazza. Giocare un calcio offensivo e vincere per meriti nostri e non per demeriti dell'avversario, questo è il passaggio che più mi ha colpito durante la sua conferenza stampa. Dove deve arrivare la Nocerina di Raffaele Novelli? Non dobbiamo avere un'idea di gioco, ci deve appartenere, dobbiamo avere iniziativa, dobbiamo avere intensità, dobbiamo avere un atteggiamento mentale di provare di osare ovunque, sia dentro che fuori. E questo lo dobbiamo costruire. Se siamo bravi a costruirlo ogni giorno avremo meno difficoltà. Io ripeto, come ho detto prima, è meglio provare a fare una cosa e provarla a farla bene che fare tante cose e fatte male, perché molte volte cambiando continuamente dai il senso di insicurezza a un gruppo a squadra. Tu, se devi cambiare qualcosa, devi cambiare perché hai provato, perché arrivi poi a capire dove puoi creare qualche miglioramento in qualche zona del campo e puoi modificare in alcuni reparti. Però l'idea di far calcio deve essere lo stesso, perché è una mia idea di gioco. Mi piace difendere nella metà campo avversario, mi piace difendere giocando, prendendo iniziativa.